Tranquilla, un pensiero libero. Aprite i porti. Così Emma Marrone aveva chiuso il suo concerto di Eboli qualche giorno fa, parole che avevano scatenato l'odio sui social. C'è stato un consigliere leghista che su Facebook ha scritto questa cosa. Per questo duro commento sessista, Massimiliano Galli, che è consigliere comunale della Lega ad Amelia in Umbria, potrebbe essere espulso dal partito. Innanzitutto quello che hanno scritto è una vergogna, ci dovrebbero solo vergognarsi. Una chiara presa di posizione sulla questione migranti da parte della cantante salentina e che ha visto i suoi fan uniti intorno a lei. Chi l'ha attaccata secondo me ha sbagliato, perché ha detto una cosa giusta e attaccare così poi una persona. In pratica le hanno dato della prostituta. Ma perché sono degli ignoranti? Siamo andati a sentire il suo pubblico a Milano poco prima del concerto del tour al Forum di Assago. Si devono aprire i porti, si devono aprire un po' la, cioè si deve aprire la cultura. Anche la mentalità. Pure io non sono italiano e dall'altra parte non vorrei che una persona come me sia trattata male. Penso che bisogna dare un'opportunità a tutti, se vengono qua per lavoro, perché no? La notte porta via il dolore. Un fronte compatto di solidarietà. Tra la folla è difficile trovare qualcuno che prende le distanze dalle parole di Emma. Ma tu sull'argomento come sei posizionata, diciamo? Sono un po' di parte. In che senso? Un po' sì, un po' no. Ormai al giorno d'oggi si cerca di polemizzare su tutto e di ingigantire gli argomenti per niente. Tra le migliaia di ragazzi ci sono anche tante mamme, alcune pronte per il concerto insieme ai figli. Abbiamo chiesto anche a loro un parere sulla vicenda. Il leghista è stato un po' pesante per il ruolo che porta. Non ci sono parole, proprio vergognoso questa persona. Visto che l'immigrazione è diventato un argomento così divisivo in Italia, lei sta andando con sua figlia al concerto, Emma Marrone è diventata quasi un simbolo, no? Certo, sì, no, assolutamente, io sono contro il razzismo e questo è quello che cerco di insegnare a lei, come gli sta insegnando la scuola. Evviva!